Il ministro, una 3 giorni, un festival, prima edizione ospitato a Verona, che declina in tutti i suoi aspetti il tema che sta più a cuore a tutti, la salute. Sì, un festival interessante, ho partecipato volentieri. Un tema importante, Planetary Health, è la salute del terzo millennio. La pandemia recente ci ha fatto capire quanto sia interconnessa la salute umana con la salute animale, ma anche con l'ambiente, con le comunità. Tra l'altro è una cosa che a noi sta particolarmente a cuore. Nella riforma del Ministero abbiamo fortemente voluto un dipartimento One Health proprio per affrontare queste tematiche, e One Health, che è legato ovviamente a Planetary Health, sarà uno anche dei 3 temi principali dell'agenda del G7 Salute, che comincerà la prossima settimana ad Ancona. Quindi è un tema importante e la salute va vista così in maniera moderna. Ecco, lei faceva accenno, Ministro, anche alla salute animale e ha parlato di pandemia perché in un mondo sempre più globalizzato e superato lo scorso novembre il muro degli 8 miliardi di persone, ci siamo lasciati una pandemia alle spalle, ma purtroppo non è finita. Ma io credo che dobbiamo trarre insegnamento da quello che abbiamo visto. Oggi sicuramente siamo più preparati, però dobbiamo seguire ovviamente con attenzione tutto ciò che avviene non solo nell'umano ma anche nel mondo animale, e penso anche ai cambiamenti climatici, a quello che avviene nell'ambiente che ci circonda, per renderlo migliore, perché ha tanto impatto sulla salute, non solo, diciamo, quello che uno normalmente cosa più viene facilmente in mente sono l'inquinamento atmosferico, le conseguenze sull'apparato polmonare, ma non è solo quello, quindi va tutto studiato, credo, in maniera moderna per avere una migliore salute dei cittadini.